partite brutte, c'è un po' di tensione, la squadra ha dato tutto dal punto di vista della qualità, della quantità, dal punto di vista dell'intensità, dal punto di vista dell'alzare i ritmi sempre di più durante la gara. Abbiamo fatto una gran pressione rischiando praticamente quasi nulla, però è chiaro che non siamo stati come dovevamo essere negli ultimi 20 metri, non abbiamo creato tantissimo, anche se 3-4 opportunità importanti ci sono state, perché non ho nulla da rimproverare alla squadra. E comunque questo è un gruppo che in questo momento, un po' perché l'ambiente è comprensibile, io non muovo accusa a nessuno, i tifosi vengono, pagano il biglietto, ci sostengono quando è il momento di sostenerci, in questo momento stanno fischiando, io ripeto, mi assumo le responsabilità, i ragazzi devono essere lasciati tranquilli, però c'era un po' di tensione, sicuramente la tensione non fa bene. Però mi permetta Oteri, la tensione non può giustificare le non palle gol create? Ho detto non abbiamo creato tanto, però sono contento di quello che la squadra ha fatto, perché è cresciuta durante la gara sul piano dell'intensità e sul piano dei ritmi. 2-3 situazioni importanti le abbiamo create, vedi quella di Ferrari, vedi quella di Dulci nel secondo tempo, ma anche nel primo tempo, però poi non siamo riusciti a incidere profondamente nella gara. La Lucchese si è chiusa ancora di più, in quel contesto di gara tutte possono avere delle difficoltà, finché non sblocchi la partita noi abbiamo inseguito il gol, ma la squadra ci ha provato fino alla fine ed è rimasta ordinata in campo, e questo è un altro aspetto importante comunque. Cosa è successo in occasione del rigore? Se l'è chiesto, perché l'arbitro aveva indicato il dischetto, poi chi ha fatto cambiare idea? Il quarto uomo, adesso ci capita anche quello, il quarto uomo, l'arbitro assegna rigore, il quarto uomo ha detto no, non è rigore, perché non so perché, non lo so. È una delle prime volte così lontano dalla... No, a noi ci capita spesso questo, però ci è capitato pure oggi, voglio dire che non voglio... Il quarto uomo cambia la decisione? Sì, perché l'arbitro, l'avete visto tutti, ha segnato il calcio di rigore. Sì, ma anche l'assistente era andato vicino alla porta dove si mettono... Il quarto uomo a metà campo, che era il quarto uomo, era a metà campo, vicino alla panchina nostra, e quindi da aria piccola, metà campo, fate un po' conto quanti metri ci sono, il quarto uomo ha detto che non era rigore. Guardiamo un attimino ancora la partita, lei è tornato al 3-4-3, è tornato. Si aspettava di più in fase di produzione, visto che con quel sistema il Pescara aveva sempre fatto tanto in fase offensiva? Sì, il problema è che non l'abbiamo sbloccata la partita, per cui mano a mano abbiamo alzato la pressione, quindi gli spazi poi sono ristretti sempre di più, e ripeto, in quel contesto di partite possiamo affrontare difficoltà anche noi. Ho dovuto togliere Raudi alla fine del primo tempo, perché già durante il riscaldamento, prima della partita, aveva accusato un problema nel riscaldamento. È entrato Ferrari, che non aveva i 90 minuti, perché da 15 giorni salta i primi 3-4 giorni di lavoro della settimana, perché ha avuto alcune problematiche fisiche dopo Pontedera, una botta. E quindi nel gioco dei cambi abbiamo fatto questa scelta, però sono contento di quello che hanno fatto, ma anche della prestazione di Chiarella, ma anche di chi è entrato, di come è entrato Rizzo, di come è entrato Clemenza, di come è entrato Ferrari, di come è entrato anche De Marchi. Quindi è chiaro che ci dobbiamo migliorare, è chiaro che dobbiamo fare delle cose diverse, però in questo momento dobbiamo imparare soltanto a essere un po' più lucidi. Faccio l'esempio di Pompetti, che ha fatto un primo tempo frenetico, un po' teso, un po' nervoso, non rischiava, fra virgolette, perché per lui non è un rischio giocare a calcio, anzi è la sua qualità migliore. L'ho dovuto tranquillizzare nel primo tempo, perché ci teneva talmente tanto, e questa tensione era sfociata in ansia, e quindi poi infatti però attraverso i discorsi rassicuranti, i consigli dati alla fine del primo tempo, lui ha fatto un secondo tempo decisamente migliore, molto più sereno, molto più lucido, e poi comunque un ragazzo che c'ha qualità. Auricolare per il tecnico Oteri, per una domanda da studio di Massimo Profeto, Fabio Ferraresi. Vi ascolta il mister. Sì, io farei fare una domanda magari prima a Fabio, poi se vogliamo anche io, una mia curiosità. Fabio. Io al mister vorrei chiedere, detto che nelle ultime settimane sono stato forse uno dei pochi che lo ha sempre difeso, perché secondo me ha sbagliato non tantissimo, e purtroppo il momento è quello che è. Però oggi, nelle scelte iniziali, mister, al di là del minutaggio che avevano nelle gambe Ferrari e De Marchi, io credo che anche in virtù di quello che ha detto lei sul fatto che la Lucchese sicuramente si sarebbe difesa molto bassa, la scelta di un centravanti non muscolare non mi ha convinto proprio pienamente, anche perché poi era difficile. Guardi, sì, ha ragione. Sì, ha ragione, però guardi, le settimane di lavoro, De Marchi è in questo momento un giocatore che
dal punto di vista mentale è un pochino in difficoltà, è un giocatore che va sostenuto. Tanti di questi poi comunque si trovano alle prime esperienze negative. Ferrari era mia intenzione farlo giocare, ci mancherebbe altro, poi però ho deciso diversamente stamattina, perché non è un giocatore in grado di fare 90 minuti, 95 minuti, ecco perché qual è stata la scelta iniziale. Io gli ho detto stamattina, della partita farai parte sicuramente, perché un tempo, 40 minuti rigiocherai, giocano gli altri prima, magari gli altri sprintando avranno la possibilità un po' di stancare la difesa e tu potrai entrare in quelle condizioni, ma è perché semplicemente voi non seguite gli allenamenti. Allora quotidianamente alcuni giocatori non stavano bene, ecco qual è stato il motivo di quella scelta. L'ultima di Massimo? No, io volevo invece chiedere a Dauteri come si spiega il fatto, è chiaro che quando una partita la sblocchi subito la incanali verso quello che vuoi, è normale questo, insomma l'episodio lo puoi sfruttare come è avvenuto all'inizio della partita, però questa è una squadra sterile negli ultimi tempi, 4 gol nelle ultime 7 partite, Coppa Italia compresa, soprattutto non riesce più a creare opportunità, perché? Perché sbagliamo le scelte negli ultimi 20 metri, perché creiamo aggiramenti laterali anche oggi, a destra e a sinistra li abbiamo creati importanti, perché poi facciamo filtrare poco la palla in mezzo, perché manchiamo nelle ultime scelte, però è anche un fatto legato alla poca tranquillità che abbiamo e anche certamente anche a un pizzico di sicurezza in più che dovremmo avere in alcune situazioni. È vero che non abbiamo creato tanto, però la squadra ha giocato sempre cercando di mantenersi equilibrata e ordinata, ha creato spesso i presupposti per fare gol, ma poi non li abbiamo fatti. Ripeto, le difficoltà valgono per tutti quando affronti questo tipo di partite e non le sblocchi, perché se le sblocchi poi cambiano.